Rai Storia presenta un nuovo e importante appuntamento, Lezioni di mafia con Pietro Grasso. Un testimone d'eccezione, il procuratore nazionale antimafia, racconta per la prima volta in televisione tutti i segreti dell'organizzazione criminale più potente e sanguinosa del mondo. Ho conosciuto Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due magistrati e colleghi eccezionali che mi hanno portato per mano verso la conoscenza di questo fenomeno, Cosa Nostra. Tra il 1981 e il 1983 scompaiono o per eliminazione fisica o per lupara bianca qualcosa come 1000 uomini d'onore. Il programma si ispira alle Lezioni di mafia, ideate nel 1992 dal direttore del TG2 Alberto La Volpe, assieme a Giovanni Falcone, a cui il magistrato non fece in tempo a partecipare. Per me, che ero amico e collega di Giovanni, oggi è un grande onore raccogliere questa importante eredità. Lezioni di mafia racconta il sistema mafioso fatto di nomi, regole, ritualità, intrecci, misteri, ambiguità. Da Palermo al resto dell'Italia e del mondo, tutte le connessioni internazionali di una holding del crimine dai fatturati in perenne crescita. In Italia la mafia S.p.A. conta un fatturato valutato in 140-150 miliardi di euro. Le storie dei principali boss, la struttura della cupola, il ruolo delle donne in Cosa Nostra, la lotta dello Stato alla mafia, la voce della Chiesa contro la mafia. Lo dico ai responsabili, convertitevi! Una volta verrà il giudizio di Dio! I repertori delle teche Rai e le immagini dei momenti storici più significativi accompagneranno le riflessioni del procuratore. Prima entra Tommaso Buscetta e un silenzio assordante accoglie il suo ingresso in aula, quasi segno di rispetto, di dignità del suo ruolo. Dal maxi processo all'avvento dei pentiti, dalla stagione delle stragi alla cattura di Provenzano. Nelle Lezioni, Pietro Grasso alternerà sempre storia, attualità, ricordi personali, aneddoti. Forse c'è bisogno di un pentito anche a Roma, e magari non soltanto uno. Lezioni di mafia con Pietro Grasso, ogni lunedì alle ore 23 e la domenica alle 20:30 su Rai Storia.